Questa regione della Francia è molto bella, con un paesaggio incantevole, con grandi ricchezze naturali e culturali, ma contemporaneamente è una regione che ha fatto, diciamo, dell'industria ad alta specializzazione una propria vocazione. È la regione di Francia che ha il ruolo fondamentale nella ricerca e nell'applicazione della ricerca spaziale, nel settore aeronautico. Il distretto dell'aerospazio di Tolosa è il più grande distretto industriale d'Europa. Contemporaneamente, anche in altri settori, diciamo, questa regione cerca di sviluppare una propria vocazione industriale. La bellezza che va preservata, coltivata, è l'industria, soprattutto quella che ha un contenuto tecnologico molto elevato e che non inquina, possono andare d'accordo. Bellezza e industria, questo è il segreto di una regione che ha in Tolosa il suo fiore all'occhiello. Tolosa, una città fino a 30 anni fa povera della Francia, la quarta città più grande di Francia, oggi ha un distretto dell'aerospazio che occupa poco meno di 100.000 addetti, 100.000 posti di lavoro nei settori dell'aeronautico e dello spazio. Ecco, per noi che abbiamo meno di 7.000 posti di lavoro in Puglia, ma abbiamo cominciato ieri a costruire questo distretto, Tolosa è un punto di riferimento. Vogliamo fare come loro, vogliamo collegarci a loro, e l'esperienza che ha fatto la Puglia è stata così importante che oggi al centro delle politiche europee per lo sviluppo del settore aeronautico e spaziale c'è l'esperienza della Puglia, e io sono diventato il presidente europeo di Nereus, che è la rete di tutte le regioni d'Europa che investono sull'aeronautico e sulla ricerca spaziale. Intanto credo che sia il riconoscimento di un lavoro che abbiamo svolto in Puglia, costruendo e robustendo il distretto dell'aerospazio, che oggi rappresenta tra Grottaglie, Brindisi e Foggia una realtà straordinaria che dà lavoro e che promette sia dal punto di vista aeronautico, non soltanto con l'avventura di Boeing e del 787, cioè dell'aeroplano del futuro, ma anche con l'aereo per il trasporto regionale, su cui la Puglia sta cercando di guadagnare un ruolo per i prossimi 20-30 anni. E d'altro canto, sul versante dello spazio, della ricerca spaziale, delle applicazioni che la ricerca spaziale produce per la medicina, per la protezione civile, per l'osservazione della Terra, per il monitoraggio ambientale, insomma, il lavoro che abbiamo cominciato a fare che ci consente di essere gratificati di questo ruolo. Io sono diventato il presidente europeo delle regioni che mettono insieme i distretti dell'aerospazio. Si tratta davvero di guadagnare una prospettiva che è di ricerca, di cultura, di lavoro, di buona economia, di innovazione, e penso che per tutti noi sia importante poter godere in tutta Europa di questo sostegno, di questo ruolo che non potrà che portare bene, soprattutto per le giovani generazioni della Puglia.